Eccoci qua di nuovo in diretta, di nuovo con Rino Tommasi e Bruno Pizzol. Di nuovo buon pomeriggio a entrambi. Salve, buon pomeriggio, ciao. Qua. Ecco, dico, Inter-Lazio è anche una sfida tra due tecnici che stanno lottando per il vertice, magari che non rubano l'occhio, ma che stanno comunque facendo bene, no Bruno? Magari nessuno li prenderebbe nella sua squadra ideale, pronti via, potesse scegliere da tutti i tecnici del mondo, eppure sono lì. Ma direi che stanno facendo bene, no? Entrambi, soprattutto Reia, che ha avuto una carriera, secondo me, nella quale ha ottenuto meno soddisfazione e riconoscimenti di quanto meritasse, perché da quando è arrivato in Serie A ha fatto bene dappertutto, anche se anche con la Lazio forse trovato, meno riconoscimenti di quanto sì, tanti, sì. Ha raccolto anche più fischi che applausi forse finora, ingiustamente. A mia memoria non è mai retrocesso. No, e poi non ha sempre fatto giocare la squadra bene, ha un buon rapporto con i giocatori, con le tifoserie invece era successo anche a Napoli. E chissà perché non è mai riuscito a stabilire un feeling particolare. E beh, il tifoso vorrebbe avere Mourinho. Sì, o perlomeno vorrei dire che il tifoso si merita Mourinho. Ecco. Oddio, quelli del Real Madrid non sono proprio d'accordo. Real Madrid non è che sono entusiasti comunque. E per quanto riguarda Ranieri, anche lui è uno molto saggio, molto accorto, sicuramente non dà l'impressione di essere uno che riesce così a trasformare le squadre, però ha una grande esperienza e riesce anche a giustapporre la sua posizione in modo tale da cercare di smussare per quanto possibile quelli che nelle grosse società e nelle grosse squadre possono essere gli attriti di spogliatoio e via dicendo. Mi pare di poter dire che anche all'Inter la situazione è abbastanza tranquilla e serena, proprio grazie anche ai suoi atteggiamenti, no? Da uomo maturo e responsabile. Hai detto bene, non sono due tecnici che così trascinano l'entusiasmo, però indubbiamente sono due tecnici validi. Che poi se tutte le partite battete lì c'è un pallone come ha fatto nel derby, questo aiuta, Rino? Certo. Leggevo prima sul Corriere dello Sport un editoriale a firma di Sergio Neri, dice c'è una curiosa attenzione che circonda Luis Enrique. Anche voi siete insomma un pochettino curiosi di questa figura di Luis Enrique o lo valutate ancora insomma soltanto come tecnico, non per la persona? Ma no, ma lui ha avuto un ottimo impatto, a parte quelle che sono insomma le sue idee calcistiche, il modo in cui ha tentato così di applicarle in pratica. Secondo me è riuscito a dare di sé un'ottima immagine, no? Anche recentemente, proprio oggi mi pare, in occasione del fatto che gli avevano chiesto se non era il caso di prolungare il contratto, esatto, e via dicendo, ha ribadito dicendo che c'è ancora un anno e mezzo di contratto e che nel caso c'è un'eternità. Un'eternità e che va meritato, no? Confermando anche, prima di tutto di non essere così attaccato ai soldi, no? Usiamo questa brutta espressione. E anche in questa ottica credo che sia da lodare insomma il modo in cui è entrato in un mondo un po' pazzo come quello del calcio italiano. Io credo che si debba riconoscere il merito di essere riuscito a tenere l'ambiente tranquillo malgrado una partenza di campionato non proprio esaltante. E credo che lui abbia contribuito in un certo senso ad attenuare quelle che sarebbero state le reazioni in un altro momento della storia della Roma. Sì, anche perché al di là di quelli che magari inizialmente sono stati i risultati non pari alle attese, c'era anche da gestire i contraccolpi negativi di una situazione societaria che era molto ingarbugliata, non si capiva bene cosa stesse succedendo. Lo stesso caso di De Rossi, no? Questo tira e molla, rinnova, non rinnova e via dicendo, riesce comunque a essere tenuta abbastanza sotto controllo grazie anche proprio a questo atteggiamento e a questa capacità del tecnico, no? Di gestire la situazione in maniera positiva. Lui ha dovuto gestire innanzitutto una partenza di campionato non proprio brillante, sì, la sconfitta con la Lazio, che qui a Roma ha la sua importanza, non si può. E ne è uscito tutto sommato bene, ecco. Ne è uscito bene secondo me dalla sconfitta del derby, perché ha fatto capire che è una sconfitta che non ha ancora digerito, quindi più volte lui ci ha tornato sopra dicendo mi rode a me quando e anche quella di Firenze però. E anche quella di Firenze.
Ecco, Bruno e Rino, a proposito di questo discorso del contratto, no, di Luis Enrique, c'è l'alter ego, cioè la società, che dopo Firenze offre a Luis Enrique addirittura un prolungamento di contratto, quando in città si cominciavano a diffondere le voci addirittura di possibili dimissioni. Cioè, quanto rappresenta una grande novità proprio per il calcio italiano una società che dimostra tutta questa fiducia nei confronti di una direzione tecnica? Ma evidentemente sì. Una stazione di contropiede, via. Ma è importante, è un bel segnale per il nostro calcio, no? Ma sicuramente è un bel segnale, se non altro perché riconferma che viene data ancora, no, fiducia non solo all'uomo ma anche al progetto, no, a questa situazione. Del resto lui è... Zapparini non lo faceva, dai. L'aveva assunti già 5. Sta richiamando Mangia, pare. Minimo. gli no, manca... Comunque... Un colpo di questo genere è da Zamparini richiamare. No, però insomma Luis Enrique in tutte le sue manifestazioni, anche quando parla, ormai si esprime in un italiano più che decoroso, è sempre, dà l'impressione di essere molto onesto, no? Sì, sì. Perché anche a proposito dell'ultima partita del Catania ha detto che ci è rimasto male, perché dopo i primi 10 minuti in cui la Roma sembrava aver preso subito in mano il pallino, invece nel corso del primo tempo, limitatamente al quale si può tentare un giudizio di carattere calcistico, poi la partita è diventata una partita di pallanuoto, però ha troppo sofferto, no, la Roma nella parte finale del primo tempo, giocando un calcio che lo stesso Luis Enrique ha detto che non è praticabile, no? Perché anche se lui sembra il profeta del gioco propositivo, d'attacco, del palleggio, del tiki-taka, ha detto chiaramente non ci si può far trovare 4-5 volte con 7 giocatori e 8 davanti alla linea della palla, no? Questo significa che sì, uno che ha in mente questo progetto, no, di un calcio barcellonista, chiamiamolo così, ma al tempo stesso è uno che sa capire anche quelle che sono le esigenze tattiche. Io non solo del nostro merito, campionato, per esempio, ma del calcio in genere. Credo che lui si sia impegnato, per esempio, nell'imparare bene l'italiano, che sì, è un molto. Segnale di... Ci ha messo poco, 3 mesi, credo, non di più. Sì, è vero che... Anche le parolacce? Com'è? Anche le parolacce? Sono strumenti del mestiere, Anche se, come l'ha detto lui, insomma, faceva più ridere che altro, ma insomma... Vabbè, c'ha qualcosa, ma però voglio dire, si vede che c'è un suo impegno, ecco, sì, sì. Ed è un segnale di intelligenza, secondo me. Di serietà. Ci sono allenatori serie, che sono stati in Italia una vita e non hanno ancora imparato bene l'italiano. O italiani all'estero, penso a Ranieri, che non ha mai imparato l'inglese, piuttosto che non altri, insomma, lo stesso Ancelotti. Beh, pure Capello con l'inglese. Pur di attaccare Ranieri. No, ma li ho citati tutti, li sto dicendo tutti. Quindi non è che sono andati. L'unico che se la cava è Trapattoni, perché lui parla la stessa lingua. Sì, sì. No, l'unico bravo, ma anche perché era sposato con una moglie. È sposato con una moglie tedesca. Nevio Scala. Nevio Scala parlava tedesco in maniera eccellente. Allora, Bruno, noi ti ringraziamo come sempre per la tua disponibilità e per la qualità della tua piacere. Presenza. Sempre un grande abbraccio, maestro, grazie. Ciao Bruno. Ciao Bruno. Rino, non scappare. No. C'è da lavorare qua. C'è da lavorare. Allora, ti chiedono tanti messaggi, come tutti i giorni, maestro. Sì. Allora, Filiberto, non so se sia il principe, però ti scrive: per il maestro Rino, trova delle somiglianze tra il tennista di oggi Milos Raonic e quello di ieri Orlando Sirola, e se sì, quali? No, io non l'ho trovata, pur avendo visto giocare questo Raonic, che mi piace, penso che sia un giocatore interessante, un giocatore secondo me Milos, che può entrare tra i primi 10 molto rapidamente, se non c'è già. Però io francamente Sirola, che pure ho conosciuto, ci ho giocato con Sirola. L'ha battuto? Ma come va tutto? Però no, una volta in allenamento abbiamo giocato 4 set, ne ho vinti 2 io e 2 lui, ma se fosse stato in gara non ne vincevo neanche uno, è chiaro. Poi ti chiedono, non firmato, se oggi interviene Tomal, che interviene, potresti chiedere le 3 partite di tennis più belle e i 3 colpi, 3 o più colpi che lo hanno fatto impazzire? Cioè, vi seguo per radio. Ci vuole un libro, ci vuole una trasmissione apposta, considerato il numero delle partite che ho visto. Le 3 partite più bella sicuramente
14 maggio del 72, Rod Laver contro Ken Rosewall a Dallas, in Texas, la finale del torneo WCT. Su quella non ho dubbi. Più chiaro di così. Poi un'altra partita che mi ha, ma questa per ragioni anche personali, è quando Edberg ha vinto la prima volta Wimbledon battendo Becker, perché questo L'88. Succedeva dopo 5 anni che io avevo detto: se questo ragazzo non vince Wimbledon entro 5 anni io smetto di scrivere di tennis. E lui alla scadenza del quinto anno ha salvato la carriera. Naturalmente non sei andato vicino mai a smettere di scrivere. Morino aveva già scritto. Non l'avrei mai fatto, l'ho anche dichiarato che non avrei mai smesso. Avevi già dato le dimissioni, sì. Di la verità. Però è vero che alla scadenza del quinto anno, tant'è vero che lui in conferenza stampa è stato piuttosto carino, perché ha detto, dice, I saved your job, dice, ho salvato il tuo lavoro, però ha aggiunto, grazie per la fiducia. Tre colpi o un colpo che ti viene in mente? Beh, il colpo che mi viene in mente è stato un colpo di McEnroe in una partita contro Lendl, vero? Anche quello giocato a Dallas, pensa un po', che strano, perché avendo giocato tanti su tutti i campi era un po' un'ambientazione un po' diversa da quella tradizionale. Un colpo di McEnroe che ha tirato un passante che è passato all'esterno del paletto di sostegno della rete, cosa che è perfettamente consentita dal regolamento. Certo. Che però è raro. È una cosa straordinaria, anche perché era un punto importante, perché poi sai, i bei colpi acquistano maggior valore da, in considerazione del momento in cui li giochi. Ti ricordi Rino, adesso non mi azzardo neanche a mettere in dubbio, però io ricordo quel colpo che te e Clerici siete impazziti durante la cronaca per la bellezza dello stesso, Match Point Nadal nella finale di Wimbledon di 2 anni fa, quella che è finita alle 10 di sera. Ah, un passante di rovescio di Federer, sì. Che ha fatto un colpo che era una roba è vero. Clamorosa, che tra l'altro era quasi buio a Wimbledon, sì, perché sì. Era una partita che non finiva mai. Poi di Francesco, per Rino Tommasi, un tormentone per me la tua frase, Rino Tommasi da Las Vegas, volevo chiedere, il pugile Damiani ora che fa? Fa l'allenatore di questa squadra che partecipa a questo campionato a Dolce Gabbana, pensa, che è un campionato in cui i pugili dilettanti e professionisti è una specie di multinazionale, a me non entusiasma questa competizione, però almeno muove un po' le acque, ecco. Però Damiani fa appunto, è tecnico federale, è a lui la responsabilità dei pugili italiani che andranno alle Olimpiadi, e quindi insomma sta bene, ecco. Poi senti che bello questo messaggio, Rino, questo proprio ce lo dedichiamo a noi, eh. Detto tra noi, sta parlando Bruno Pizzoli insieme a Rino Tommasi e Antonio Felice. Oltre che persone serie, quello che ne esce è una piacevole panoramica di opinioni, possibilmente anche diverse, che sinceramente è difficile ipotizzare in altri contesti. Secondo me Rino ha un bellissimo messaggio, perché io ringrazio l'ascoltatore, ma ringrazio soprattutto la benevolenza del maestro Tommasi, di Bruno Pizzo, di Antonio, di lavorare insieme a me. Sono arrossito. Sei sicuro? Guarda, penso non sei mai che sviolinata, arrossito. Che sviolinata, invita, grazie. Invita tutta. È un concerto di violini. Certo, però suonati bene. Lo sai che è successa una cosa curiosissima? C'è uno dei più famosi violinisti del mondo che ha fatto un concerto a New York. No. Stai dicendo del cellulare? No, quella, perché anche quella era interessante. No, cioè, ha fatto un concerto a New York dove vendevano i biglietti a partire da $2,000 per arrivare a $20,000. Cioè, lui suona degli Stradivari, vecchissimi. Cioè, un concerto strapieno dove i biglietti sono andati a ruba. È chiaro, per un pubblico di un certo tipo, molto perché ambiente. Di una certa tasca. Perché, insomma, no, è la solita cosa che negli Stati Uniti i biglietti te li fanno pagare. Ecco. Mica qua che te li regalano. Lo stesso è andato qualche giorno dopo a suonare. Hanno fatto una scommessa. È andato a suonare alla Metropolitana. Sì. Ha aperto, diciamo, la cosa del violino. Sì, gli hanno dato in tutto $2 di mancia. $2 li ho suonato per 6 ore. Nessuno si è fermato. Per più di 5 per più di un minuto, ma è credibile. Sì. Sai un po'. Anzi, che non gli hanno rubato la. Ecco. va bene, questa è una cosa così curiosa. Rino, noi ti ringraziamo e ti vogliamo bene. A risentirci domani. Va bene. Ciao, Rino. Ciao, maestro. Ciao. Ciao.